dal Teatro Mancinelli di Orvieto, il coro della Scuola Comunale di Musica Adriano Casasole, diretto da Silvia Cerquaglia, la Scuola di Danza di Loredana Materazzo e la Filarmonica Luigi Mancinelli, diretta dal maestro Lamberto Laghi, sono lieti di presentarvi, ma soprattutto sono pronti, prontissimi, mirabilmente pronti ad eseguire per voi lo spettacolo Banda in Cartoons! Si voglio! Thank you.
iniziato bene, ho visto, no? Abbiamo ascoltato Capitan Harlock. Maestro. La vedo pronto, io andrei subito con il prossimo brano, se lei è d'accordo. Il prossimo brano è Yupen. No. La voce solista è di Davide Aquino. Thank you.
Mario di Rosaria Volla. Cerquaglia, prego. Thank you.
facciamo occhi di gatto adesso. Bene? Siete d'accordo se facciamo occhi di gatto? Grazie. Le voci soliste sono di Francesca Mariani, Loredana Scarponi e Ilaria Zoccolella. Prego. Thank you.
iniziamo la saga, la trilogia, la saga del lombriche, no, delle pompa, no, la saga degli UFO robot. Iniziamo con Jig Robot. La voce, scusa, la voce solista è di Stefano Graziani. Mai, perché bene tu sei, sei qualcosa.
Innanzitutto mi volevo scusare per quello che è successo stasera fuori del teatro, non è sinceramente una bella cosa. Purtroppo è successo anche per colpa nostra, per mancanza di organizzazione. Questo vi chiedo scusa a tutte le persone che sono state fuori e che sono entrate e hanno trovato gente già dentro. Questo mi dispiace, veramente, scusate. Questo di stasera è stato sicuramente l'appuntamento più importante dell'anno della Filarmonica Mancinelli. Abbiamo scelto il soggetto dei cartoni animati perché volevamo, perché è dedicato alle persone della nostra età, della mia età, che hanno vissuto veramente questi, in prima persona, questi cartoni animati. Anche per i bambini più piccoli, perché tutto quello che è animato per loro è bello, ma anche per gli adolescenti che hanno sentito tante volte queste sigle, queste canzoni, ma non conoscono i personaggi, non conoscono che cosa sono, quindi un concerto dedicato anche a loro. La banda, questo concerto si va ad aggiungere altri due concerti che la banda ha, diciamo, in repertorio, che è la Messa Catarina e l'altro concerto è dedicato a Fred Buscaglione. Quindi, come vedete, il repertorio della Filarmonica spazia dal jazz al classico moderno alla musica pop. Questo è un bel impegno, però queste sono le sfide che ci piacciono. Come avete visto, questo concerto è nato con la collaborazione della scuola, con la scuola tra la Filarmonica e la scuola di danza Scarpette Rosse di Loredana Materazzi. Ma soprattutto anche con la collaborazione oramai pluriennale tra la Filarmonica e la scuola comunale di Alberto Casasoli, che con la scuola comunale. Questo, oltre a questo concerto, insomma, ci sono anche altre collaborazioni, tipo la Job, che è la big band di cui portiamo avanti insieme il progetto. Volevo chiamare il presidente della scuola comunale. Dov'è? Eccolo. Buonasera a tutti, grazie. Volevo soltanto dire, prima di tutto, grazie a Don Piero, grazie a questa grande partecipazione. Mi associo alle scuse che ha fatto Pierpaolo e mi auguro che il nostro prodotto sia servito un attimo ad attenuare qualche tensione iniziale. Grazie nuovamente a Oviedo per la vostra partecipazione. Volevo dire, dopo Lady Oscar, i Cuffi e Heidi, è chiaro che dovevamo concludere con Gianni e Pinotto, ma non è... questo non lo suoneremo. Per noi è stata una grande avventura, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato. Come avete capito, la scuola di musica sta cercando di lavorare intensamente per produrre queste e tante altre attività. Ringrazio profondamente il coro della scuola di musica, molte persone oggi hanno anche impegnato le ore lavorative, diciamo, per produrre le attrezzature che le rendono ancora più bello. Vi ringrazio a tutti voi, ringrazio i nomi del coro, Silvio Cerpari, ringrazio tutti. Ringrazio anche soprattutto le istituzioni, il Comune d'Orvieto, qui sono presenti molti rappresentanti consigliari del Comune d'Orvieto, vedo l'assessore Martino e ringrazio tutti gli altri, il consigliere Tattello, il consigliere Gaglia, il presidente Vettinacci e tutti gli altri che non riesco a vedere. Ringrazio il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Vincenzo Fumi,
vi ringrazio perché il nostro è un lavoro che va avanti anche grazie a voi. Ringrazio tutta la cittadinanza di Orvieto che in questi mesi in cui sono presidente della scuola di musica mi ha dato l'onore di conoscere una città bellissima che avevo già conosciuto in tutti questi anni della mia attività musicale e lavorativa. Grazie ancora, è stata una bellissima avventura e speriamo ancora di vivere insieme a voi. Buonasera a tutti. Abbiamo una piccola sorpresa per i maestri. Prego. Sì. Allora, scusate se vi rubo ancora qualche secondo. Intanto volevamo ringraziare tutti della vostra presenza. Noi come Comitato di San Giuseppe abbiamo l'onore di avere la scuola di musica che ci onora di questo grande spettacolo e volevamo dare un presente al grande maestro Lamberto Lani che è alla splendida Loredana Materazzo che ha coordinato tutti questi splendidi ragazzi e arrivano anche fiori. Ecco, e permettetemi alla fine, perché sono un po' di parte, visto che faccio parte del coro, di ringraziare la maestra Silvia Cerquaglia, la nostra bravissima maestra. E non solo, anche lo splendido coro e la splendida banda. Grazie, grazie a tutti. Lamberto, grazie, grazie. Allora, un ringraziamento a Sofia Corradini, che è la maestra del pop, ok? Un altro al nostro fonico Ieri Venturi, al nostro tutto fare Marco Presciuttini, grandissimo. E anche un ringraziamento alla Protezione Civile che veramente ci ha sopportato e supportato non solo come disponibilità dei mezzi ma anche insomma come materiale. Grazie. Il teatro che l'avevamo combinato a lui. Grazie.